è l'avversario di domani del Trebisacce, del vocale è il Trebisacce. E insieme a noi il mister dei Delfini, Serafino Malucchi. Buonasera mister, ben ritrovato su Stadio Radio. Salve, buonasera. Dunque, io la settimana scorsa col presidente Mignaci ho chiesto, la squadra adesso ha iniziato a marciare in maniera importante. Qual è il momento nel quale, se questa marcia continuerà, si potrà cambiare la visione dalla semplice salvezza a qualcosa in più? Domani, se riuscite a vincere? Guardi, è ancora presto per fare dei proclami, quindi per noi adesso inizia, penso, un periodo di partite difficilissime, al di là che tutte le gare sono difficili e complicate, soprattutto nel giro di ritorno. Però in queste quattro partite, in questo mese, abbiamo tre trasferte, una in casa con la Rossanese, quella casalinga, che è il derby nella domenica prossima. Quindi penso che in questo mese si deciderà molto, diciamo, per quanto concerne, diciamo, gli sviluppi futuri. Si bisognerebbe vedere se in questo frangente riusciamo a uscire nel migliore dei modi, perché abbiamo un cammino molto difficile, molto complicato, tra l'altro con tutte squadre ben attrezzate, solide. Se andiamo a vedere statistiche alla mano, il vocale, soprattutto quella che affronteremo domani, è una trasferta molto difficile, in quanto ha una media casalinga molto alta, e soprattutto ha fatto del fattore casalingo il loro fortino. Quindi è chiaro che per noi quella di domani è una partita molto complicata, che poi si va ad aggiungere alle altre tre, in cui avremo Rossanese in casa e due trasferte consecutive fuori, come Sersale e Povalinese. Quindi è presto, appunto, come dicevo, per fare dei giudizi. Dobbiamo pensare partita per partita e poi alla fine magari tirare queste somme, anche se noi non dobbiamo mai perdere il nostro principale obiettivo, che è quello di una salvezza tranquilla. Che difficilmente, credo a questo punto, possa sfuggire. In tutto ciò, domani andate effettivamente a giocare contro una squadra che in casa ha il passo da grande, concede pochissimo, però Garantucci e Gaiè davvero stanno facendo delle cose incredibili, e il merito va anche a lei, che è riuscito poi a trovare da un certo punto in avanti il giusto equilibrio. Quindi questo Trebisacce trascinato da questi due ragazzi davvero può fare sognare i suoi tifosi. Guardi, sicuramente i due attaccanti stanno facendo benissimo, ci mancherebbe, altri numeri parlano chiaro, però è chiaro che loro sono superstati anche dalla squadra, da un gioco corale, da un'organizzazione. È chiaro che il merito, oltre che loro, è soprattutto anche della squadra. Però in primis io vado alla ricerca dell'equilibrio, perché alla fine si sa che essere una squadra che è vero che noi segniamo pure molto in quest'ultimo periodo, però abbiamo subito anche troppo, quindi dobbiamo anche rivedere un po' questa situazione. Speriamo di iniziare già dalla gara di domani, perché dobbiamo al più presto ritrovare un maggiore equilibrio. Magari è dovuto anche a una serie di situazioni e di problematiche varie anche nell'organico che abbiamo avuto, causa magari qualche acciacco, e non a caso anche domani non saremo nelle migliori condizioni anche a livello organico, perché sicuramente ci porteremo dietro qualche indisponibile e qualche acciaccato che cercheremo di recuperare all'ultima ora.